E benvenuti a una nuova puntata di Innovation per War Room. Anche oggi andiamo a cercare come stiamo evolvendo nel mondo digitale e con la serie di innovazioni incalzanti che vediamo. Naturalmente cominciamo ad avere una certa esperienza. Alcune cose non sono nuove, ma è nuovo il modo con il quale le stiamo comprendendo. I social media sono 20 anni che sono diventati relativamente importanti. Negli ultimi 10 non si può non vedere che sono diventati forse troppo importanti, e negli ultimi 4-5 sono diventati oggetto di un dibattito profondo sui problemi che producono alla società, sulle forme con le quali generano conseguenze anche negative per le singole persone e per le comunità. A fronte di questo, dobbiamo domandarci che cosa fare. Ora, noi siamo qui oggi con Luca Chittaro, che è professore di interazione persona-macchina all'Università di Udine. Buongiorno, eccoci, e con Giuliano Castigliego, che è una psichiatra, psicoterapeuta a Coira in Svizzera. Insieme hanno scritto un libro che considero fondamentale, Le illusioni dei social media. Racconta questo libro che cosa succede nei social media dal punto di vista psicologico, dal punto di vista anche in qualche maniera filosofico, e soprattutto racconta quali sono i problemi emergenti e i modi con i quali si possono affrontare. Il bello di questo libro è che è denso di spietata, analisi di quello che succede sui social media e di consigli praticamente adottabili, concretamente utilizzabili nella nostra vita quotidiana per affrontare questi problemi. Quindi cominciamo a dirci quali sono questi problemi. Luca Chittaro. Sì, io nel libro ho portato il punto di vista della disciplina dell'interazione persona-macchina, che in inglese è Human Computer Interaction, che è una disciplina che costruisce ponti tra informatica e psicologia al fine di comprendere gli effetti delle tecnologie digitali sulle persone. Ed è un tema di cui mi occupo dal 1998, quando ho fondato lo Human Computer Interaction Lab all'Università di Udine. Per quanto riguarda il caso specifico dei social media, una prima cosa da comprendere, un territorio proprio di partenza, il territorio fertile da cui nascono poi le illusioni, è proprio il contesto in cui l'utente opera e percepisce le cose quando usa il social. Quindi ci sono tutta una serie di variabili che cambiano rispetto a quella che è la nostra interazione con le persone faccia a faccia, la nostra interazione con il mondo fisico. Ad esempio, nell'interazione con gli altri perdiamo tutta una serie di canali importantissimi di comunicazione non verbale, per cui, ad esempio, un messaggio di testo. In un messaggio di testo manca tutta la voce, la gestualità, la prossemica, la vicinanza corporea, fisica, e quindi possiamo riempire tutti questi buchi informativi nei modi più erronei possibili, cioè credere a delle cose che non esistono. Nel libro parto con l'esempio delle persone che si innamorano di persone che non esistono, quindi di profili dietro i quali non c'è nessun essere in carne ed ossa, ma ci sono anche altre variabili, quali la velocità a cui si opera, le aspettative di velocità che abbiamo. Ad esempio, qualcuno ci manda un messaggio e abbiamo l'aspettativa di rispondere in tempo reale, e magari effettivamente anche alcune persone si arrabbiano se non rispondiamo in tempo reale. Quindi operiamo in una situazione di pressione temporale e cerchiamo di fare multitasking per essere più veloci, ma facendo multitasking sottraiamo ancora più risorse cognitive all'attenzione, quindi diventa ancora più probabile che fraintendiamo
che percepiamo in modo errato quello che sta accadendo. E quindi, partendo da questo contesto, dove fra l'altro poi ci si mettono di mezzo gli algoritmi che vengono progettati dai gestori dei social media per renderci ancora più automatici nei nostri comportamenti, quindi andare a sottrarci ancora di più di quella poca attenzione che ci rimane, per cui ci troviamo sballottati a dire: ma sto guardando adesso questo video, ma come sono arrivato qui? Perché c'è qualche algoritmo che mi ha detto: beh, potrebbe interessarti anche questo, poi potrebbe interessarti anche quest'altro, e a un certo punto ci troviamo persi in una sequenza senza logica, senza capo né coda. E quindi questo è il contesto che favorisce la nascita delle illusioni, degli innamoramenti virtuali, per persone che non esistono, ma che ci influenza ad ogni livello, non solo quello della percezione, che può essere erronea in misura più o meno grande, ma anche quello delle emozioni, perché si verificano dei fenomeni. Nel libro parlo di contagio emozionale digitale, per cui effettivamente se il nostro mondo diventa quello che è rappresentato sullo schermo e le emozioni degli altri sono quelle che che emergono dai loro post, ci può succedere esattamente quello che accade nel mondo fisico. Quando nel mondo fisico siamo abituati, no? Se vediamo una persona scoppiare a ridere, è molto, molto naturale che ridiamo anche noi, oppure se vediamo una persona piangere ci rattristiamo anche noi. Purtroppo la stessa cosa succede anche nei social, quindi abbiamo un algoritmo che sceglie fra le migliaia o decine di migliaia di post dei nostri amici, conoscenti o sconosciuti che seguiamo, tra quella mole enorme di post ne sceglie un sottoinsieme piccolissimo e noi veniamo contagiati emotivamente da questo sottoinsieme piccolissimo, come hanno dimostrato tra l'altro gli stessi ricercatori di Facebook con esperimenti divertenti anche come quello sul tempo. Cioè hanno seguito proprio gli effetti della mole di post che si generano quando piove in una città, quindi tantissime persone manifestano emozioni di tristezza, emozioni negative per il brutto tempo, e questo fenomeno però colpisce anche chi è in città dove c'è il sole, quindi anche i post delle persone che sono in città dove c'è il sole tendono a diventare un po' più depressi perché sono stati esposti a una rappresentazione del mondo digitale che era quella di chi si lamentava per la pioggia. Questo diciamo, quindi, è il punto di partenza. Sì. Esatto, quindi questo, in questo contesto può succedere di tutto. Penso che all'inizio noi immaginavamo i social network come un modo per scambiare informazioni, sono diventati grumi di emozioni, di flussi, di fenomeni irrazionali, in certi casi naturalmente divertenti, un grande sistema dello spettacolo, delle persone che si mettono in mostra sui social e che diventano personaggi, e nello stesso tempo può generare e degenerare in forme di emozioni che ci fanno soffrire. Giuliano Castigliego, che cosa succede dal punto di vista psicologico e psicanalitico? Quali sono i fenomeni più importanti? Leggiamo di tutto: depressioni, sofferenze, violenza. Che cosa ci fa, a che cosa dobbiamo prestare attenzione sui social rispetto alle dinamiche psicologiche? Proprio per il contesto digitale di cui ha parlato appunto il professor Chittaro, siamo naturalmente più limitati nelle nostre percezioni e anche naturalmente sottoposti ad una sorta di pressione temporale, e questo facilita l'instaurarsi di fenomeni psicologici che sono conosciuti e che la psicanalisi ha contribuito a far conoscere, e che succedono però più frequentemente o diciamo almeno più inconsciamente nei social piuttosto che in altri modelli. Una novella ancora risalente al 1817 di Hoffman faceva riferimento proprio al fatto all'innamoramento di un ragazzo
che si innamorava di una bella ragazza che era posta alla finestra di fronte a lui, salvo poi scoprire si trattava in realtà di un automa. Quindi il fenomeno della proiezione era già presente naturalmente allora e spiega i nostri innamoramenti. Nel caso dei social può naturalmente magari essere reso più facile o più frequente dai meccanismi di cui parlava il professor Chitaro. Quindi la proiezione è ad esempio uno di questi fenomeni molto molto presente e di cui bisogna avere conoscenza per potersene naturalmente anche difendere. Cioè la tendenza a proiettare nell'altro qualcosa che non vogliamo avere in noi o qualcosa che desideriamo e che non abbiamo in noi e che proiettiamo sostanzialmente sull'altro. Esattamente come esiste la proiezione, esiste anche un meccanismo praticamente opposto, che è quello dell'introiezione, tale per cui noi vogliamo far proprio delle caratteristiche che appartengono agli altri. Anche questo è un fenomeno che conosciamo tutti, a partire dall'infanzia e dall'adolescenza, quando facciamo nostre alcune caratteristiche prima dei genitori, poi ripudiamo i genitori e scegliamo gli amici, le amiche, e dopo le persone più influenti, fino ad arrivare appunto agli influencer, dai quali chiaramente vogliamo prendere alcune caratteristiche, non rendendoci magari conto di introiettare una serie di caratteristiche e di farci influenzare da queste influenze. Perché in definitiva il meccanismo principale che agisce a livello sociale è quello dell'identificazione, diceva già ancora Freud, che ci porta a identificarci con gli altri, soprattutto in una massa. Freud faceva l'esempio della chiesa e dell'esercito, noi possiamo fare l'esempio appunto dei social. Abbiamo questa tendenza ad identificarci, ma ci rendiamo raramente conto di questa identificazione. Nel caso dell'esercito e della Chiesa, Freud faceva riferimento al fatto che questa identificazione fa in maniera tale che si elimini l'invidia reciproca per identificarsi sostanzialmente con il capo della Chiesa o dell'esercito e ci dovrebbe restituire un amore straordinario. Nel caso dei social, l'identificazione avviene soprattutto con le altre persone e con lo scambio in sé, che è inteso in fin dei conti come la caratteristica principale dei social. Questo scambio ci porta spesso a dimenticare quello che perdiamo o che possiamo perdere nello scambio, cioè che può esserci una diffusione della nostra identità e possiamo tendere a identificarci con delle immagini riflesse, con degli specchi, in fin dei conti, senza perdendo un po' la nostra identità. Diversi autori facevano riferimento al fatto, a partire da McLuhan, che Narciso ha una somiglianza etimologica con narcosi, perché ci si riflette sostanzialmente nello specchio altrui, non è solo si vede l'immagine di noi, ma ci si riflette nello specchio degli altri che ci applaudano o ci mandano i like e cose di questo genere, facendo in maniera tale che tendiamo a perdere, a non mantenere la nostra identità e a costruire delle identità fasulle, come quelle della persona, come quelle del falso sé, che in realtà sono sostanzialmente delle maschere e non rappresentano davvero noi stessi. Maschere sono naturalmente utili per proteggerci, le usiamo sempre in tutti i rapporti sociali, anche questi qui sono cose assolutamente normali, diventano naturalmente problematiche se non ce ne rendiamo conto e le usiamo inconsapevolmente. Ecco, questi due primi interventi di Kitaro e Castigliego ci dicono che queste quali sono le premesse che ai problemi che emergono. Se vogliamo andare a fare un carotaggio velocemente su alcune delle questioni che vengono molto discusse rispetto a questo contesto, vorrei chiedere a Kitaro come tutto questo possa essere una premessa per l'utilizzo strumentale di queste dinamiche a favore di una disinformazione voluta, sia per propaganda, sia per forme, diciamo, di confronto politico, di guerra digitale.
Sì, i meccanismi a cui ho accennato prima parlavo, no, dell'innamoramento per persone che non esistono. Alla fine dei malintenzionati possono sfruttare tutti i meccanismi che descriviamo nel libro per la creazione dell'illusione e lo fanno proprio per far scattare quei meccanismi proiettivi di cui parlava il dottor Castigliego verso un profilo che è stato creato ad arte, ma che descrive il nulla alla fine, dà una cornice nella quale l'utente vede quello che vuole vedere. Per cui, ad esempio, nell'innamoramento virtuale, il malintenzionato costruisce un profilo sufficientemente attraente, sufficientemente ambiguo, dove la vittima può vedere, può proiettare tutto il proprio desiderio di amore, di cura, e iniziare a idealizzare questo profilo, a dire: ah sì, questo essere che sta dall'altra parte dello schermo, ma che in realtà non esiste, ha assolutamente bisogno del mio affetto, del mio amore, è assolutamente speciale, no? E alla fine questo meccanismo lo usano anche gli orchestratori di campagne politiche, è stato ampiamente dimostrato anche nella campagna, anche proprio da commissioni del Senato degli Stati Uniti, che poi hanno indagato sulla campagna elettorale che aveva portato alla prima elezione di Trump. Esistevano questi profili completamente costruiti da agenti esterni, no, provenienti da San Pietroburgo, che si connettevano appunto a distanza, ma la tecnica che utilizzavano era di costruire migliaia di profili, tutti leggermente diversi tra loro, in modo che ognuno ne avesse almeno alcuni di perfetti per identificarsi e per adorarli e seguirli, però tutti questi profili mandavano con linguaggi diversi sistematicamente lo stesso messaggio verso la stessa direzione. Questi vengono chiamati nella terminologia della sicurezza informatica i sock puppet, che sarebbero i pupazzi, no, che si manipolano mettendo la mano nel calzetto. E lì viene utilizzata non solo l'idea della proiezione, dell'idealizzazione, ma vengono usate tutta una serie di bias, di automatismi che scattano proprio quando siamo privi di risorse cognitive, quando siamo in una situazione di velocità, di accelerazione, di non aver tempo, no, di saltare da un posto all'altro, e quindi reagiamo per stimolo-risposta, e scattano dei meccanismi noti dalla psicologia sociale, come ad esempio la cosiddetta riprova sociale, per cui una cosa diventa vera e giusta e positiva nella misura in cui vediamo tante persone che la dicono, no? Allora, se l'algoritmo dei social inizia a mostrarci tante faccine simpatiche che magari proprio ci piacciono e seguiamo, e tutte vanno in quella direzione, noi per automatismo, se non ci fermiamo un attimo a ragionare, andiamo, ci convogliamo emozionalmente e anche comportamentalmente in quella direzione. Ecco, Castigliego, questo genere di meccanismi molto spesso vengono usati sulle persone più fragili, meno attrezzate. In qualche misura si legge costantemente dei problemi emergenti, per esempio, tra gli adolescenti. Anche questo potrebbe essere un modo per andare ad approfondire una delle conseguenze delle premesse che avete dato nel primo giro di interventi. E ci potrebbe dire, Castigliego, che cosa sta succedendo agli adolescenti? Leggiamo correlazioni tra l'uso dei social e le depressioni, ma al di là delle correlazioni, cosa sta effettivamente succedendo? Sono effettivamente moltissimi studi, come sa meglio di me il professor Chittaro, al riguardo. Alcuni tra quelli più significativi sono relativi proprio alla modificazione dell'immagine corporea. Gli adolescenti sono naturalmente per definizione dei soggetti che si trovano in una fase di transizione molto importante, molto delicata, difficile da gestire, in cui l'immagine corporea è naturalmente molto molto importante, e la possibilità di modificare questa immagine corporea sui social rappresenta naturalmente un'attrattiva straordinaria. Il piccolo particolare è che
una serie di studi dimostrano che queste modificazioni dell'immagine corporea hanno un effetto a lunga distanza negativo sugli adolescenti. Classicamente uno degli studi, ad esempio, alcuni studi sono riferiti classicamente ai selfie, no? E la cosa interessante che si emerge da questi studi è che non è di per sé il selfie a modificare in senso negativo l'immagine corporea, ma è la modificazione, l'editing del selfie, che fatta naturalmente nell'intenzione di migliorare la nostra immagine, porta però ad una serie di circoli negativi che peggiorano. L'idea è quella di migliorare l'immagine che noi forniamo, e questo però ci porta naturalmente a continuamente a riguardare, a vedere che rispecchiamento ha avuto il nostro selfie. Inizialmente può essere di conforto il fatto di vedere se c'è qualche like in più, ma con il passare del tempo si arriva naturalmente ad una percezione negativa della propria immagine, che ha bisogno di essere costantemente rinnovata, migliorata, cambiata, una sorta, insomma, di chirurgia plastica via social, fatta costantemente senza arrivare ad una soddisfazione di sé. Analoghi studi hanno dimostrato, soprattutto in Australia è stato fatto uno studio molto approfondito al riguardo, che anche sui disturbi dell'alimentazione i social, e in particolare però ecco, tutti i social e l'uso dei social fatto con particolare riferimento all'immagine corporea, ha un effetto negativo sui disturbi dell'alimentazione. Quindi con conseguenze sicuramente molto negative. Anche lì però è il caso di differenziare sempre. Si è visto ad esempio che l'uso invece di social in cui l'immagine corporea non è in primo piano non causa questa trasformazione negativa. Quindi anche in questo caso la differenziazione è importante. Quindi questa sorta di pensiero prevalente che si sta cavalcando adesso, lui, i social sono il male, insomma, varrebbe la pena di essere approfondita e differenziata in molte diverse occasioni, in molte situazioni. E quello abbiamo cercato di fare con alcuni esempi appunto relativi ai social, con aspetti positivi e aspetti negativi. Ecco, questo come dire, il percorso per rendersi conto del fatto che la società non può comunque lasciare andare le cose come vanno, bisogna fare qualcosa. E voi nel libro suggerite cose che noi possiamo fare, al di là di quello che riguarda la politica o quello che devono fare le piattaforme. Ci date dei consigli per viverci in mezzo a questo ambiente mediatico ormai diventato così prevalente. Quali sono i consigli di Luca Chittaro? Sì, beh, negli esercizi pratici che ho inserito alla fine di ognuno dei miei capitoli, ho seguito l'approccio di quella che viene chiamata mindfulness, che è un tema a me caro, sia come praticante ma anche proprio come ricercatore, perché ho svolto negli anni diversi studi su mindfulness e tecnologia, mostrando proprio anche come il bombardamento di stimoli, ad esempio virtuale, in chi pratica la mindfulness provoca degli effetti emozionali attenuati rispetto a chi invece la prende così, con l'approccio stimolo-risposta. E quindi al termine di ogni capitolo ho adattato l'approccio, perché la mindfulness, quella tradizionale, richiede dei tempi lunghi, anzi proprio se si sta un'ora a fare un esercizio è fantastico, no? Mentre li ho adattati al contesto ultraveloce del social media, quindi concepito degli esercizi per anche in pochi minuti, provare in pochi minuti a stare di fronte ai social media in un modo diverso, che
che impedisca di essere nella modalità del fare, 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 per cui arrivano stimoli, reagisco, arrivo stimoli, reagisco, e quindi imparare a schiacciare questo metaforico tasto pause e rendersi conto di che cosa sta succedendo. Ad esempio, una cosa fondamentale che si scorda quando si è di fronte al digitale è di avere un corpo, si diventa disincarnati, perché alla fine nello stare di fronte al social media quello che serve sono gli occhi, la cognizione per ragionare e le dita per schiacciare qualche bottone, ma tutto il resto fondamentalmente non serve. E quindi, dato che il cervello è l'economia, è ben contento di spegnere tutto il resto. Mentre il riconnettersi al proprio corpo diventa un ancoraggio per anche percepire che emozioni, il famoso contagio emotivo di cui parlavo prima, non è più una cosa che subiamo, ma una cosa di cui si può diventare consapevoli e imparare proprio quella che viene chiamata la regolazione emozionale, che poi serve anche nella vita di ogni giorno, non serve solo nello stare di fronte al social. Solo che nella vita di ogni giorno magari abbiamo dei ritmi, dei momenti in cui anche non volendo si innescano delle pause. Nell'uso del social no. E quindi è molto più importante fare un esercizio di consapevolezza di fronte al social. Un esercizio di consapevolezza che poi Giuliano Castigliego trasforma in un percorso, non dico autoterapeutico, che non è possibile, ma insomma di attenzione per il senso di quello che si sta facendo. Esatto, sì, io ho scelto come tecnica quella della mentalizzazione, che è una disciplina che ha preso origine un po' dalla psicanalisi, però contributi che vengono anche dalla psicologia cognitiva, dalla teoria dell'attaccamento, e cerca di fare praticamente una sintesi di questo per arrivare ad una tecnica che ci dovrebbe aiutare a essere più consapevoli innanzitutto di quello che noi percepiamo, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, dei nostri intenti, ma soprattutto naturalmente anche di quello che sentono, provano, pensano gli altri. E l'idea è appunto quella di non dare nulla per scontato, cioè di non fare delle attribuzioni basate sul fatto che la persona si presenta così, allora vuol dire che, o la persona pensa così, allora vuol dire che, ma di andare a scavare sia in quello che diciamo noi, che non è assolutamente così scontato, sia in quello che dicono gli altri. E quindi anche qui, anch'io, come appunto il professor Chitter, ho messo alla fine di ogni capitolo degli esercizi in cui cercare sostanzialmente di mettersi un po' nella prospettiva altrui. Questo è in fin dei conti il senso della mentalizzazione, provare un po' a mettersi dall'altra parte e provare a immaginare cosa pensa il mio interlocutore di me, che sentimenti mi attribuisce il mio interlocutore sulla base del mio modo di parlare, di agire, di gestire, eccetera. E sulla base di questo scambio tra la prospettiva dell'interlocutore e interlocutrice e la mia, ho una valutazione un pochino più obiettiva di quello che sono io, dico io, come faccio io e quello che come si comporta l'interlocutore. Attraverso questo scambio di prospettiva è possibile riuscire a diventare appunto più consapevoli del proprio uso dei social. Tutto questo ricorda, come del resto diceva prima Chittaro, un po' la strategia con la quale la società ha affrontato due tematiche storicamente importanti, l'igiene personale e la buona alimentazione. Stiamo dicendo di andare in una direzione più igienica anche sui social per la nostra mente, il famoso filo intermentale che un grande comico aveva inventato, e il nutrire la nostra mente in maniera sana. Ecco, queste cose sono poi nel libro raccontate con esempi precisi e che invito appunto ad andare a scoprire. Ultima battuta, entrambi.
dato tutto questo, dove stiamo andando a parare? Che cosa stiamo diventando? Ci separeremo tra quelli che capiscono e quelli che non capiscono, come è sempre stato, oppure ci saranno dinamiche diverse? Che cosa immaginate? Proseguendo con l'idea dell'igiene, no? Come esiste un'igiene del sonno, un'igiene dell'alimentazione, sulle quali si sono accumulate tantissime conoscenze, perché a differenza dei social è una montagna di ricerca, una montagna di fatti che sono acclarati per quanto riguarda l'igiene del sonno o dell'alimentazione. Vediamo che le persone, queste conoscenze ci sono a disposizione, ma le persone agiscono in modi diversi, nel senso che alcune sono perfettamente a conoscenza di questi fatti, ma quindi sanno che dovrebbero gestire il proprio sonno e la propria alimentazione in un certo modo, ma o perché non ho tempo, o perché no, ma questo è più piacevole in questo momento, ci penserò dopo. Alla fine procrastinano questo tipo di scelte comportamentali. Ecco, nei social fino a qualche anno fa non c'erano proprio le conoscenze, cioè si procedeva così un po' allo sbaraglio, no? Un po' come quando non si sapeva che fumare faceva male, no? Adesso, se pensiamo all'Italia degli anni Ottanta, no? I cinema, le sale cinematografiche erano delle camere a gas, no? Ci guardiamo indietro e diciamo, ma è una follia, no? E la stessa cosa succederà con i social, fra 10-20 anni ci guarderemo indietro e diciamo, ma li usavamo veramente così, in quel modo, no? Ma nonostante queste conoscenze si diffondano, sicuramente poi ci sarà l'approccio dell'impegno del singolo, dell'autodisciplina, esattamente come degli altri tipi di igiene. Quindi saranno delle cose che saranno sempre più note, ma ci sarà chi sceglie la strada dell'autodisciplina, dell'autocontrollo, e chi dice non ho tempo, oppure ma in fondo è divertente, ci penserò dopo. Sì, questa è l'impressione che ho. Certo, Castigliego, se sempre sulla stessa onda e magari riprendendo quel filo intergenerazionale che aveva accennato prima, insomma, che poi riguarda anche i genitori, cosa devono fare, che tipo di dialogo può aiutare a mentalizzare e soprattutto che cosa stiamo immaginando per il nostro futuro. Beh, ci sono delle ricerche interessanti che dimostrano che il fatto stesso di raccontare fiabe, di parlare con i ragazzi, migliora la capacità di mentalizzazione di questi ragazzi quando diventano adolescenti. Quindi questa è, credo, la migliore dimostrazione che sono, appunto, come diceva il professor Chittaro, fatti e abbiamo la possibilità di agire attivamente in maniera tale da migliorare le condizioni in cui ci troviamo. Esiste sempre questo benedetto inconscio con il quale non vogliamo fare i conti e che ci porta chiaramente a sempre immaginare che tutto succeda così per caso. In realtà dentro di noi questo inconscio agisce e il fatto di diventare consapevoli, o almeno un po' più consapevoli di queste motivazioni inconsce che ci portano ad usare i social, perché le usiamo, cosa ci servono, che funzione hanno in fin dei conti per noi, quali bisogni colmano in noi, ci porta ad un uso un pochino più consapevole. Quindi non solo, secondo me, non so come dire, la coscienza, ma anche un po' questa consapevolezza attraverso, in fin dei conti, una maggiore attenzione all'inconscio, a quelli che sono i suoi bisogni, di poterlo utilizzare insomma meglio, ci venga dei messaggi che poi noi siamo in grado di rendere in modo cosciente e consapevole con magari un certo filo di saggezza, insomma. E la saggezza è poi la tensione verso cui tutti noi dovremmo guardare. Io ringrazio molto Luca Chittara e Giuliano Castigliego per essere stati con noi questo tempo a raccontare il loro libro, Le illusioni dei social media. Usciamo
da questa chiacchierata con l'idea che ci sia molto da fare per andare nella direzione della consapevolezza e che questo sia nelle nostre, alla nostra portata. Insomma, certo la politica deve fare delle cose, certo le grandi piattaforme devono fare delle cose, ma noi stessi dobbiamo cominciare a fare delle cose importanti per il nostro bene, per quello dei nostri figli e per costruire un futuro che sia un po' più consapevole. Grazie ancora Chittaro e Castigliego, alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao.